Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. Cause when all of my dreams seem so out of reach. C'è un aereo con uno striscione, ma non si capisce quello che c'è scritto. È troppo in alto, ma come fanno le persone a vederlo? Siamo venuti in questo negozio qui, dove io sono stata solo una volta, 2 anni fa, nel periodo natalizio. È enorme, cioè proprio grandissimo. Sarà grande quanto l'IKEA, penso, più o meno. Vendono mobili, cose per la casa, insomma un po' di tutto. Hanno delle cose però pazzesche. Cioè veramente pazzesche. Qua per arredarsi casa è una meraviglia. Hanno dei pezzi unici, cioè cose proprio particolari per tutti gli stili. Carini. Questo mi piace a me pure, con le sedie così. Cioè, a me piace più il tavolo rotondo che... Sì, io avevo una passione per il tavolo rotondo. Sì, boh, mi piace. Che bello quel mobile. Buono. Quanti ce ne sono? Carino, super carino. Che belli che sono. Questi li vedrei benissimo a casa mia, mi piacciono proprio tanto. Sono tutti bellissimi. Costano un botto, però sono fatti bene e sono belli. My dream. Avere una stanza adibita tutta d'armadio. Questo ingresso, molto carino. Io che desidero tantissimo una sedia a dondolo. Questa mi piace troppo. Ma come si muove da sola di notte? Immagini. Carino questo angolino. Questa sedia mi piace tantissimo. Wow. Che bella. Wow. Questa è perfetta per casa mia, tutta piena di libri così. E anche questa poltrona. Che bello questo colore, color glicine. Hanno delle cose meravigliose qua per arredare. Hanno dei mobili stupendi. Nonno Vince, che fai? Nonno Vince si sta riposando. Wow. Guarda anche questo che particolare. Questo divano così. Questa mi piace. Carina. Questa è carinissima. Anche questi mi piacciono tantissimo, sono carini. Questa è la vista dal secondo piano. L'area dove praticamente c'è il ristorante e si mangia. Che carinissima. Proprio molto bella come è fatta. In particolare. C'è un odore incredibile, oh, viene una fame. Che bello questo ingresso, questo mi piace. Anche il giubbino mi piace sinceramente. Guarda che bello questo. Ma tu guardi il... Io guardo i vestiti, guarda, questo è taglia 40, dai, che bello. Ti meglio non vai alla cassa con tutti i giubbini tipo esposti? No, ma tutti i giubbini, ma questi non sono in vendita. Adesso andiamo a pranzare prima di entrare al supermercato qui. Ah, voi avete la paprika sopra. Spettacolo. Curry. Curry. Ah, ok. Questo è il pranzo di oggi. Bratwurst. Bratwurst. Il mio è semplicissimo, con maionese. Le berline. Focaccia. Sì. In questo negozio hanno tantissimi giornali, c'è anche il Cosmopolitan, Myself, Tina, Bella, Lea, Lisa, Laura, wow. Poi ci sono sempre giornali dove escono gli stickers. Funziona pane, panini. Qua c'è anche la macchina per potersi fare la spremuta fresca. Qua sono tutte le arance, eccola qui, praticamente uno si fa la spremuta fresca e qua ci sono le bottigliette.
cosa geniale secondo me da fare. Nick Donner. Non so se si vede, ma lì c'è uno smile. Una cosa horror, vero? Abbiamo mangiato, abbiamo fatto la spesa, sono ancora le ore 14 e c'è il semaforo rosso. Ah, siamo stati anche inseguiti da un'ape. Allora, l'altro giorno vedevo inquadrare questa rotonda che mi piace, no? Con questi alberi così in legno, che carini. Ok. Poi Black Forest. Siamo arrivati a casa, fuori si è messo un po' a piovere, è previsto temporale ma staremo a vedere. Allora ti mostro le cose che abbiamo preso al supermercato, siamo andati anche a Lidl e da Action perché avevo visto una novità e fortunatamente l'ho trovata, è tipo da 2 mesi che la volevo, adesso te la mostro. Allora, pan carré, ovviamente questo non è mio, questi qua li hai presi da Action? Sì. Da Action? Che carine, sembrano buoni. Ok, questi. Poi a Lidl abbiamo preso il grana padano, che è stagionato, quindi io lo posso mangiare. Poi da Action Mary Lou si è presa questi qui che erano in offerta. Poi ho preso queste penne che ho già e sono fenomenali. Al Real invece ho riacquistato questi qui della Char, che sono dei crackers e sono buonissimi. Infatti l'altro pacco che ho preso, quando l'ho presa? Boh, una settimana forse già avrà. Comunque l'ho quasi terminato perché mi piace tanto sgranocchiarli il pomeriggio. Poi ho preso anche la mia amata piadina, sempre della Char. Poi sempre al Real ho preso questo qui che mi piace molto, è buono come quello dell'Alpro ma costa molto di meno perché questo è all'incirca 1,50 euro. E ho acquistato anche questa qui, l'Affer, l'avena senza glutine, che l'ho provata oggi ed è buonissima. Poi sempre al Real abbiamo acquistato i filtrini che dobbiamo mettere sotto le sedie. Questo che è bellissimo è in realtà effetto legno, non è vero legno ma bensì è in metallo ed è costato 1 euro, mi sembra, questo 2 euro. Ok, però veramente carino carino carino. Poi panini sempre presi al Real, ho acquistato questa tortina qui marmorizzata che ho già provato della Char ed è buonissima, perfetta a colazione. E questa va immediatamente messa in frigo, quindi adesso te la passo. Ho trovato questo dell'Alpro, quindi vegano, ed è caramel soia. E le ultime due cose che ho acquistato da Action sono questa zucchetta qui, che già avevo detto che sarei tornata a riprenderla, è costata mi pare 70 centesimi. E io ci sono andata principalmente per questa, che la desideravo troppo. Ta-da! Ah, l'amo. È praticamente una libreria in miniatura, do it yourself, tutta da costruire. E ci sono anche le luci perché si illumina. E questa penso che poi la mostrerò in video, cioè la costruirò proprio facendoci un video perché è troppo bella. Ed eccola qui, dentro escono tutti i libri, la sedia a dondolo, c'è anche la lente di ingrandimento, la macchina da scrivere. Cioè, io veramente impazzita. Ed è costata 10 euro. E c'erano anche altre due versioni. C'è la serra con tutte le piante e la versione coffee American, quindi caffè americano, con gli ombrellini, tutte le cose di caffè, torta, anche quello bellissimo. Ma io puntavo troppo a questo. Visto che Mary Lou me le ha passate, ti mostro queste patatine che sono costate all'incirca 1 euro. Se le sta mangiando praticamente tutte, quindi tieni, te le restituisco, prego, puoi continuare a mangiarle. Poi a Lidl abbiamo acquistato il prosciutto di questa marca, Dulano, e questo affettato di pollo. Allora, ho ritrovato i miei amati panini senza glutine, che non trovavo in nessun altro Lidl qui, e quindi ero disperata. E invece sono... Che stai a fare?
Cos'è? I girasoli, li ho già fatti vedere. Va bene. Li ho ritrovati e quindi li ho stra super felice. Non capisco perché in Italia non li vendano. Comunque questi che sono integrali, credo, fatti con... non lo so, comunque questi. E poi questi, che sono bianchi. E c'erano anche con i semi, ma io preferisco non prenderli con i semi. Uno l'ho già mangiato, l'altro lo mangerò a cena. A posto. Zucchini, che non possono mai mancare. Poi c'erano in offerta le Pringles. E io ho trovato lei. Cioè, guardate che carina che è. Questo cookie dovrebbe essere vaniglia, choco chips, quindi cioccolato, anacardi e avena. C'erano anche altri gusti, però io intanto ho voluto provare questa qui. È vegana, gluten free, senza olio di palma, senza lattosio. Poi c'è questo panga. Questo panda. Panga. Questo panda carinissimo. E quindi l'ho preso. Costava solo 80 centesimi. Poi al Lidl non abbiamo preso altro. Dopo siamo andate al Müller e abbiamo preso la Remington Pearl perché avevamo bisogno di una nuova piastra e questa era da tanto, sinceramente, che la puntavo, soprattutto perché amo questo disegnino ed era in super offerta, quindi non potevamo non approfittarne e prenderla. Tra l'altro c'è anche la garanzia che dura 5 anni. Guardate che carina che è con questo disegnino. Colore per capelli. Questo qui è il mio. Voglio provare a fare questo colore qui perché ho già la ricrescita. Non ho i colori, insomma, quelli abituali che usavo in Italia. Quindi vedremo. Giuro che non ho bevuto. Non ho bevuto nulla. Vediamo un po' com'è della L'Oreal. Casting Natural Gloss senza ammoniaca. Questo è il latte blonde. Sembra molto carino come colore. Mary Lou? Sì. No, non parlo con te. Mary Lou ha preso quest'altro colore perché anche lei vuole cambiarlo. E insomma ha preso questo qui sperando che venga un bel marrone. In un negozio che vende tipo tutte cose a 1 euro, 2 euro. 2 euro, fantastica. Questa è di Mary Lou. Ha preso questa Cool Casual Waterproof della Catrice. È il... metti il fuoco. Thank you so much, metti il fuoco. È lo stesso colore della maglietta. Questo bel color turchese. Eccolo qui. Mentre io ho acquistato queste due matite alla Essence, che sono le mie preferite, le 8 ore matte comfort lip liner, e ho preso la 02 Silky Hazelnut, è un marroncino nude, e poi ho acquistato la 06 Coal Mauve, che è un bel color malva, che io solitamente non porto mai, però per cambiare... ho detto, ma sì, sai che c'è, la prendo. Fascetta per capelli. E ultima cosa, la forbice per capelli, perché ha intenzione di tagliarsi i capelli e vuole che lo faccia io. Cosa succederà? Non lo so. Staremo a vedere. Farò un taglio alternativo a Mary Lou. Va bene, e quindi questo qui era insomma tutto quello che abbiamo acquistato oggi. Allora, ho deciso, visto che ho la ricrescita, di fare questo colore che ho comprato. Spero che il risultato sia soddisfacente, perché solitamente io in Italia faccio sempre i colori quelli professionali. Questi qui, così sinceramente, non mi piacciono granché, però boh, staremo a vedere. Qua sembra quasi che ci sia del rosa dentro. Non lo so, vedremo. Questo qua è tutto il contenuto della confezione. Adoro che hanno messo tutto rosa. I guanti, adesso vediamo un po' le istruzioni. C'è scritto comunque che va applicato a capelli inumiditi. È la prima tinta che si applica con i capelli inumiditi, ma va bene. Quindi questo qui è il mio colore attuale. Adesso lo applico, attendo 20 minuti, faccio la doccia e vediamo direttamente poi il risultato, che sono curiosissima. Speriamo bene. Però forse guarda, si assomigliano un pochino. C'è qualcosa, dovrebbero venire un po' più chiari, però vedremo. Via il ralicchio, ora in 36 colori.
Questo qui è il risultato. Ora, dimmi tu se è uguale a quello della confezione, ma io direi proprio di no, perché questo è molto più scuro, non c'è nulla di biondo. Questo è il motivo del perché io odio fare le colorazioni queste nelle scatole così, perché non vengono mai come vorrebbe una persona. Ovviamente non mi piace, sono troppo scuri, cioè io volevo diventare bionda e invece è diventato un castano strano, non lo so, un biondo scurissimo forse. Comunque non mi piace per niente, non vedo l'ora di fare di nuovo, quando tornerò in Italia, il mio colore abituale, il biondo rame, perché questo proprio non mi ci vedo. Zucchina a forno. Cipollino, siamo andati alle farfalle, adoro. Piccolo. È bellissimo questo film, mi piace.